Inaugurato il progetto Officine della Salute della Croce Rossa Nissena, al primo piano dell'Istituto Testa Secca in Viale della Regione 1 è stato creato un luogo in cui le persone più vulnerabili, sempre in aumento a seguito delle conseguenze anche economiche dovute alla pandemia, possono usufruire di alcuni servizi come visite specialistiche, farmacia solidale, sostegno alimentare e supporto psicologico. Il Comitato Nisseno è stato uno dei pochi in tutta Italia dunque a poter usufruire del finanziamento del Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana per sostenere il progetto Le Officine della Salute. Officina della Salute è un progetto del Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana, selezionato per Caltanissetta su 15 comitati in tutta Italia, che permetterà ad avere persone che hanno difficoltà economiche di poter accedere a servizi sanitari e visite mediche gratuite, nonché a consegne di farmaci, tramite una richiesta alla nostra centrale unica nazionale di risposta all'800 06 5510. La procedura è molto semplice e prevede prima di tutto l'accesso al servizio nazionale, quindi al numero verde. Il numero verde poi ci faranno una segnalazione e i nostri uffici, la nostra responsabile, provvederà a contattare le persone, provvedere alle necessità e successivamente i medici che si stanno adoperando gratuitamente per fare questo, per poter dare una mano, poter fare le visite al nostro ambulatorio che è stato gentilmente messo a disposizione dall'Istituto Testa Secca di Caltanissetta. Stiamo ingaggiando già parecchi professionisti che a titolo gratuito ci daranno una mano proprio nelle visite, nel controllo di queste persone. Saranno i volontari, con la collaborazione dei medici ed infermieri della Croce Rossa di Caltanissetta, guidati dal responsabile sanitario, il medico Calogero Guarino, ad occuparsi del servizio 2 volte a settimana. Insieme alla collaborazione delle infermiere volontarie della Croce Rossa di Caltanissetta e del personale amministrativo, coordinate le prime dall'ispettrice Santina Sonia Bognanni e il secondo dalla volontaria Aurora Paternò, in accordo con lo sportello sociale e la sala operativa.